Buongiorno a tutti, il mio nome è Barbara Nadalut, come anticipato dalla professoressa Prest. Riuscivo a mettermi in difficoltà quando ero studente, laureanda o appena laureata, ci è riuscita anche stavolta perché mi trovo in una situazione veramente difficile. E anche perché, essendo uno degli ultimi a parlare, è già stato detto tutto e più di tutto, quindi tutti i punti che avrei voluto toccare sono già ampiamente stati toccati da tutti. E posso solo confermare quanto ho sentito a 360 gradi dai vari colleghi relatori. Io inizierei semplicemente cercando di, in poche parole, di spiegarvi cosa sto facendo adesso. Allora, il mio nome, come anticipato, è Barbara Nadalut e lavoro al CTBTO. Io ci ho messo circa un mese per riuscire a spiegare bene che cos'è CTBTO. Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty Organization. È un'organizzazione che fa capo alle Nazioni Unite e che ha il suo quartier generale presso la sede delle Nazioni Unite di Vienna. Sono inquadrata come professional staff e sì, io sono personale scientifico. È una piccola organizzazione nelle dimensioni delle Nazioni Unite perché siamo circa 300 come organico. E siamo anche molto giovani perché siamo nati tra il 1996, quando è stato creato questo CTBT, che sarebbe il trattato, Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty. È un trattato che è stato istituito per bandire i test nucleari sulla faccia della Terra o sotterranei, quindi sottoterra. L'organizzazione è un'organizzazione di supporto che deve supportare l'implementazione di quello che è soprattutto uno dei ruoli, implementare il sistema di verifica del trattato, perché l'unico modo per essere certi che un trattato non venga violato è avere un imponente, robusto e credibile sistema di verifica in piedi. Questo sistema è un network costruito fondamentalmente da quattro tecnologie. Forme d'onda che devono rilevare in caso ci sia un test nucleare, sia stato effettuato un test nucleare, l'impatto, quindi lo shock, l'onda d'urto. E le tre tecnologie di forme d'onda sono sismica, quindi abbiamo delle stazioni sismiche, idroacustica e infrasonica. E poi c'è una quarta tecnologia, che è quella di cui mi occupo io come fisico nucleare, che è quella dei radionuclidi. Ci sono delle stazioni di radionuclidi e queste sono quelle in grado di definire univocamente se il test, se l'esplosione che è stata rilevata dalle altre tecnologie è di tipo nucleare o no, come rilevando quello che a noi piace molto chiamare la smoking gun, la pistola fumante del test, che è il rilascio di radionuclidi in aria a seguito di questo test. Chiedo scusa perché è da 11 anni che io copro questo ruolo e che parlo del mio lavoro in inglese, quindi chiedo scusa in anticipo per qualche strafalcione che potrebbe uscire. Detto questo, per avere più dettaglio sulla mia organizzazione, ho l'onore di poter presentare nel pomeriggio per chi è a Como o per chi vuole arrivarci entro le 4 e darò una presentazione esaustiva. E sulla mia organizzazione, sulle tecnologie. Per la logistica, la dottoressa Prest vi darà i dettagli di dove e quando. Detto questo, come ci sono arrivate e cosa faccio io lì? Cosa faccio? Io ho la fortuna di essere nel gruppo di Engineering and Development, molto bello a sentirsi, ma di fatto che cosa facciamo? Praticamente tutto, nel momento in cui si deve installare e certificare una nuova stazione. Quindi noi siamo il gruppo che inizia il tutto. Ci rechiamo sul campo, nel sito in cui ci è stato detto che la stazione andrà installata, verifichiamo che il sito sia idoneo, misuriamo la radioattività che c'è nel fondo per essere certi che poi la nostra stazione può essere efficace. E poi anche qui si comincia a fare tutto ciò per cui non abbiamo studiato. Diventiamo il project manager, significa che siamo responsabili non solo degli aspetti scientifici, ma della costruzione della stazione. Quindi di stabilire tutti i contratti, di verificare che le tempistiche e i contratti vengano rispettati, di
la qualità del lavoro svolto, tutti i controlli, fino al punto in cui riceviamo una stazione costruita secondo i nostri parametri e criteri, la verifichiamo, la certifichiamo e la aggiungiamo al nostro network di stazioni certificate che possono fornire dei dati che hanno risultati credibili, quindi dati validi per la verifica del trattato. Questo è un riassuntino veloce della panoramica di quello che faccio. Anche qui si vede immediatamente che quando sei nel mondo reale devi fare un po' di tutto, cioè la tua competenza e la tua esperienza devono andare un po' a 360 gradi. Non aspettatevi di fare sempre solo quello che avete studiato. Altro punto, direi che potrei solo darvi una breve panoramica di come ci sono arrivata lì. Io sono nata e cresciuta a Trieste, ho studiato fisica nucleare all'Università di Trieste. Inizialmente, siccome anch'io sono dei vecchi tempi, la laurea in fisica era ancora quadriennale all'epoca, e ho dato la mia prima tesi di laurea lavorando presso la fisica ambientale, il reparto di fisica ambientale, ARPA cosiddetta, che fa capo al sistema di radioprotezione della rete nazionale di radioprotezione. Mi sono specializzata lavorando sui rivelatori gamma al germanio di alta risoluzione, che magari al 99% di voi dice nulla, quindi sorvoleremo. Perché ho voluto specificare? Perché guarda caso poi è esattamente il motivo per cui mi sono trovata nella posizione in cui sono oggi. Quindi io mi laureai già chiedendo di lavorare nel laboratorio, quindi feci il mio tirocinio e la mia esperienza nel laboratorio, poi mi laureai lavorando presso questo laboratorio, la tesi di laurea era inerente a misure di spettrometria gamma in laboratorio e in campo, in alta risoluzione. Dopodiché mi laureai, la burocrazia italiana richiedeva che passasse del tempo e prima di poter venire assorbita come consulente in ARPA. Nel frattempo io non rimasi lì ad aspettare, non ne sono capace. Cominciai a guardarmi in giro. Fortunatamente per me l'internet già esisteva, quindi chiesi aiuto, soprattutto chiesi, mi ricordo ci fu un colloquio interessante, con un professore dell'Università di Udine, a cui chiesi, ma c'è qualcuno, cioè che possibilità di lavoro ha un fisico nel mondo reale per fare qualcosa di concreto? Allora lui mi guardò con aria un po' stranita, probabilmente ero il primo fisico che faceva una domanda simile, e mi diede l'indirizzo email della dottoressa Prest. Da lì cominciai un'avventura incredibile con il programma Agile, che fu questo rivelatore gamma a immagini leggero, sempre per gamma di alta energia provenienti dallo spazio. Qui mi fermo, avete la dottoressa Press, chiedete a lei, sa tutto. A quel punto erano circa 8 mesi che lavoravo con la dottoressa Press e il dottor Vallazza e mi arrivò la chiamata dall'ARPA e disse ok, siamo pronti, puoi venire, ti prendiamo come consulente. E anche dissi, ehi ragazzi, lo so, l'ARPA era molto più... aveva una visione più a lungo termine, perché il progetto di Agile era un progetto che era destinato a concludersi con la finalizzazione del rivelatore, l'implementazione del satellite, cosa che poi avvenne qualche anno dopo, e lì il progetto finiva. Eppure dissi, io ho preso un impegno, stiamo lavorando a questo progetto, io non me la sento di mollarlo a metà. Quindi abbandonai un percorso più sicuro e rimasi sul progetto per ancora altri 2 anni. Poi ricevetti, 2 anni dopo circa, 1 anno e mezzo dopo, un'altra telefonata dall'ARPA e mi disse, Barbara, guarda che c'è un altro ciclo, adesso prendiamo questi consulenti, dopo ci hanno già avvertito che per anni la porta si chiude. Allora il progetto era, ormai il progetto di Agile stava andando verso la conclusione, tutto era pianificato, tutto era pronto, si stava già costruendo il modello da volo, così parlai con la dottoressa Prest e tornai all'Ovile, tornai al mio laboratorio.
Da lì il calvario delle consulenze, poi dei contratti in Cococò, in Cocopro a tempo determinato, feci i concorsi e finalmente si vide all'orizzonte il contratto a tempo indeterminato. Nel frattempo però io non sono capace di stare ferma, qua si torna all'intraprendenza, è quella che ci salva, datevi da fare ragazzi, muovetevi, anche se avete qualcosa in mano, guardatevi sempre intorno, con la coerenza di portare a termine gli impegni presi, ma guardatevi intorno, più porte avete aperte, più potrete scegliere domani. Quindi anche lì, ero ormai a poco più di un mese dalla stabilizzazione, avrei avuto il contratto, ormai era garantito, e nel frattempo avevo fatto delle domande, internet. Io non avevo, sono veramente ammirata dall'infrastruttura di supporto che vedo oggi qui all'Uninsubria. Era un sogno, ai nostri tempi veramente non ci sognavamo nemmeno un supporto simile, si faceva da soli. E quindi internet, tutti i siti dei lavori internazionali, avevo visto questa posizione in cui, quando la lessi, pensai, ma forse pensavano a me quando l'hanno scritta, perché avevo esattamente tutte le competenze che venivano richieste. Questo è veramente importante, darsi da fare, fare molte domande, ma valutare bene, fare delle domande laddove si ha una competenza, perché quella è il punto di partenza, poi serve tutto il resto, ma senza quella non si parte. E quindi alla fine buttai questa domanda e me ne dimenticai. E a un certo punto ci fu una chiamata per un'intervista. Andai all'intervista e anche lì, sempre riprendendo i discorsi, sto facendo solo un po' il summary di quello che è stato detto, con la mia esperienza, mi preparai. Andai a vedere, ma cos'è sto CTBTO? Ho fatto la domanda, ma cos'è sta cosa? E cercai di capire nel dettaglio, poi mi appassionai, per cui studiai per alcune settimane, quasi un mese, studiai il più possibile nel dettaglio cos'era l'organizzazione, cosa faceva, quali erano gli strumenti che utilizzavano, guarda caso utilizzavano spettrometri gamma di alta energia, esattamente quello su cui lavoravo. E mi chiamarono, feci una intervista che andò incredibilmente bene, anche perché il feedback che io davo era quello della mia esperienza sul campo, quindi non stavamo parlando di qualcosa che avevo studiato solo sulla carta, e andò veramente bene, me ne dimenticai nuovamente, e quando ero un mese dalla stabilizzazione in ARPA mi arrivò la proposta per l'appointment, mi telefonarono, mi ricordo, complimenti, sei stata selezionata, disse ah bene, devo venire di persona per un altro colloquio. No, vogliamo solo sapere se sei disponibile a iniziare il 1° di aprile, che all'inizio pensai fosse uno scherzo, ma poi invece era vero. E lì ci fu la domanda della mia dirigente, che è ancora un'amica, e mi disse, ma tu sei sicura di voler andare e di lasciare questa certezza? E in effetti ci pensai? E poi dissi sì. Perché la domanda era pertinente? Perché molte di queste, attenzione, molte delle carriere internazionali non sono carriere con contratti permanenti. La nostra carriera, ad esempio, ha una rotation policy, è una non-career organization, e si presume che dopo 7 anni si lascia il posto a qualcun altro. Quindi io lasciavo un posto fisso, il famoso posto fisso italiano, per un'incognita. Si iniziava con 3 anni di contratto, con un periodo di prova di 6 mesi, e quindi il rischio era veramente alto. Io l'ho fatto, non mi permetto di consigliare a voi cosa dovete fare. Io vi dico, io ho rischiato parecchio nella vita, sarà fortuna, sarà intraprendenza, mi è andata bene. Una cosa che mi sentirei di consigliare, riprendendo un po' l'ultimo intervento che era stato fatto, è una parola, è uscita ma non esplicitamente, nel lavoro metteteci competenza, metteteci intraprendenza, disponibilità, metteteci il cuore. Quando ho sentito parlare di persone che il venerdì ricevono un incarico e devono portare il risultato il lunedì, chiedetevi, sono disposto a fare questo? Se non siete disposti, fermatevi prima. Tutto qua. Nel lavoro bisogna metterci il cuore soprattutto.
Tutto il resto ci deve essere, è un presupposto, ma con il cuore si va veramente lontano. Se avete domande, prego.